il ferro. Qui seguirò un po' tutto il processo. Le lavorazioni del ferro sono identificate in questo punto del palazzo A e in questo punto della casatorre chiamata D. La materia prima. Abbiamo trovato enormi blocchi di ematite, questo qui mi sembra che pesi oltre, credo, 2 kg, un bel blocco di ematite che è anomalo come presenza. Le fonti ci dicono che i fabbri pisani, semestralmente si spostavano nel periodo buono all'Elba o in altre zone produttive per lavorare il ferro, estrarlo e semilavorarlo sul posto e poi portare il semilavorato direttamente a Pisa. Questo elemento qui ci dice che molto probabilmente così non era. Perché? Perché un blocco così grande di ematite deve essere ancora frantumato, arrostito e poi deve essere ridotto. Noi dovremmo avere panetti di bluma o panetti di ferro, questo non l'abbiamo trovato. Abbiamo trovato tante ematite, il che ci fa presupporre che il processo, almeno in questa zona della città, parta proprio dal processo di riduzione e di frantumazione, perché se abbiamo il pezzo grande vuol dire che frantumavano direttamente il minerale in loco, cosa strana. Abbiamo pezzi chiaramente ridotti proprio per le cariche del forno di riduzione, veniva fatto l'arrostimento, non abbiamo trovato i punti di arrostimento, ma abbiamo trovato delle grandi stratigrafie fatte da frammenti di ematite sbriciolata e carboni che potrebbero far ipotizzare che siano elementi delle zone, cioè una pulizia delle zone di arrostimento per usata come livellamento in altri punti, però è solo un'ipotesi. Prima di iniziare a ridurre il materiale, la cosa fondamentale è il lavaggio del minerale. Perché? Perché il minerale produce dei solfuri che durante il processo di riduzione può provocare nubi di acido solforico. Quindi è necessario che praticamente si eliminino i solfuri dal minerale. Come si fa? Questo ce lo dice anche Biringuccio l'agricola, ora mi ricordo quale dei due, ci dice che bisogna lasciare macerare il minerale in modo da rilasciare questi elementi. Probabilmente abbiamo trovato una vasca di macero, perché si era trovato, ora qui si vede malissimo purtroppo, questa buca, questa fossa di circa 45 cm di diametro e profonda a tanto, completamente riempita da livelli e livelli e livelli di ossidi, ma sembravano appunto un accumulo lento, in acqua, svolto in acqua. E quindi ci chiedevamo, ma cosa può essere? Cosa può essere? Una prima ipotesi era stata quella, magari raccoglievano gli ossidi e poi cercavano, però è assurdo. Molto probabilmente questa è una vasca per il lavaggio del minerale. Accanto a questa vasca qui abbiamo trovato il forno, o almeno ciò che rimane, di un forno di riduzione, una gran fortuna perché i forni di riduzione venivano usati, smontati e rifatti in continuazione, quindi di solito i resti sono abbastanza labili. Questo è ciò che dovrebbe rimanere della parte basale del forno, che era fatto in mattoni e argilla. All'interno, appunto, abbiamo un'apertura per lo scolo delle scorie, quindi vuol dire che appunto c'era una vaschetta di raccolta delle scorie esterne. E in questo punto qui sembrerebbe esserci un piccolo avvallamento che potrebbe essere l'inserimento del becco del mantice. E qui poi. Da questa parte qui invece c'è una strana superficie piana, tutta schiacciata con malta, che probabilmente era il punto di maggior camminamento, anche perché davanti all'ingresso del palazzo. Qui siamo nel retropalazzo, nella parte coperta dalla balconata. Quindi probabilmente da lì caricavano il forno e facevano tutte le operazioni per controllare il buon andamento. Il forno che gli assomiglia di più, direi, ho preso questo come esempio, è quello ricostruito dal gruppo di ricerca Itale, che utilizza un solo mantice, tra virgolette, anche se è tutto appunto elettrico, non è fatto con un mantice a mano. Però è interessante perché il nostro forno effettivamente sembrerebbe funzionasse con un solo buco di tuyère. Noi non abbiamo mai trovato buchi a coppia, se non da un'altra parte. Vedremo dopo com'è possibile
utilizzare un solo punto di insufflazione dell'aria per arrivare alla temperatura necessaria per appunto la riduzione. Questo è il forno, appunto anche un'altra ricostruzione del forno con le cariche, e chiaramente, ovviamente, come in questi casi qui, sono state trovate le scorie, e anche le scorie a calotta, che sono appunto la raccolta, in questo caso qui, o del fondo del forno, oppure della vaschetta di raccolta. Abbiamo trovato anche un frammento di bluma, quindi siamo stati anche fortunati in questo. Chiaramente, dopo la riduzione, la massa spugnosa che si forna all'interno del forno è la bluma, che dovrà essere battuta in forgia. Appunto, dalla bluma si va alla forgia, poi dopo diverse operazioni si passa alla temperatura, che prevede l'inserimento di elementi organici all'interno, appunto sulla superficie del ferro, e appunto raffreddamenti e tutta una serie di tecniche particolari che richiedono tanti materiali organici. Chiaramente la forgia produce scorie, polveri e ossidi che noi abbiamo trovato in quantità. E poi il prodotto finito. Purtroppo il prodotto finito ancora non è studiato, cioè abbiamo cassette e cassette e cassette di materiale in ferro che però per adesso rimangono sul fondo del cantiere delle navi di Pisa. Questa è una ricostruzione molto veloce di quello che era appunto la parte esterna. Qui abbiamo appunto la bottega di lavorazione del bronzo. Qui abbiamo le lavorazioni della riduzione del ferro, questa è una ricostruzione del forno, vedete ci sono solo mantice, e questo buchetto qui dovrebbe essere la vaschetta per il lavaggio, questi sono appunto i pilastri, appunto scorie, la vaschetta. Quello che abbiamo potuto appurare è che una volta ottenuta la bluma, evidentemente con la bluma ancora in tenaglia, i nostri fabbri si avviavano verso questa zona della bottega, dove vi era una forgia. La prova, tra virgolette, se si può chiamare prova, ma è quello che ci spinge anche a pensare a una cosa del genere, è questa traccia semilunata che giusto giusto segue questo percorso e entra dentro il palazzo verso la zona di forgia. L'idea è quella che, lavorando chiaramente il ferro, magari avendo scarpe in cuoio, si portavano dietro tutti gli ossidi che si appiccicavano alla scarpa e ci hanno lasciato proprio il loro percorsino. Dove andavano? Andavano appunto alla zona di forgia. Perché zona di forgia? Abbiamo trovato su questo strato di sabbia, come abbiamo detto, stranamente un rettangolo in mattoni che erano legati con malta, a differenza del resto della pavimentazione che non era legato. Questo ci ha fatto presupporre, soprattutto vedendo accanto una piccola zona di forgia, dove potete vedere anche qui il passante della tuyère, del mantice. Oltretutto dentro la buchetta sono stati trovati dei mattoni, molto probabilmente il divisorio che proteggeva il mantice forse era realizzato almeno parzialmente in mattoni, poi è stato demolito ed è entrato tutto dentro. Da questo abbiamo supposto che molto probabilmente quei mattoni servivano per reggere il ceppo in legno, chiaramente martellandoci dentro, se c'era sotto la sabbia si piantava sempre di più e affondava, il mattone dava una superficie che ammortizzava la battitura. Quindi un ceppo forse rettangolare, visto che è molto allungato, con un'incudine, e accanto appunto una piccola zona di forgia a terra, perché non si presuppone assolutamente la presenza di strane strutture per il mantice, o ci sarà stato un bastone o qualcun altro, il Menafollis, che appunto agiva sul mantice, ma tanto sono operazioni piccole, semplicemente per le rifiniture. In via Sant'Antonio abbiamo trovato un'altra forgia, in questo caso molto più strutturata. Purtroppo il saggio è stato di 2 metri per 4, piccolissimo, molto fortunato perché proprio in quel settore siamo riusciti a recuperare delle strutture che all'inizio ci avevano un pochettino incuriosito. Quello che ci ha iniziato ad aiutare sono stati quei 2 muretti che vedete appoggiati al muro e poi strani alloggiamenti voluti, perché si vede proprio che il mattone è stato strappato dalla tessitura, che hanno fatto iniziare a pensare che molto probabilmente ci fosse l'incasso per un piano, forse in pietra, questo è tutto da vedere. Chiaramente le 2 ali sorreggevano da una parte il piano e dall'altra parte si portavano fino in cima per proteggere i mantici. Vedete che io ho segnato una cosina qui con 2 piccoli buchi, non so se si vede più scura. Perché? Perché abbiamo detto che questa bottega è stata distrutta dall'alluvione del 1333 e dentro questi strati ricchissimi di argilla è stata rinvenuta l'unica doppia tuyère dello scavo, oltretutto perfettamente integra. Cosa si vedeva bene? Che aveva una forma stranamente rettangolare. L'idea è quella che appunto ci fosse un forno strutturato che avesse un incavo voluto
che nel momento in cui l'argilla cede e chiaramente si rompe la tuyère, veniva martellata via, veniva inserita della nuova argilla e poi ripraticati i buchi e quindi si riprendeva la lavorazione. Proprio alle spalle del nostro muretto c'erano delle strane buche, sia orizzontali che appunto dei buchi di palo, io vi ho messo questi due, che hanno permesso di ipotizzare che ci fosse una struttura che reggesse i mantici. La cosa più strana era appunto questo taglio circolare enorme accanto al forno e non riuscivamo a capire che cosa fosse, perché effettivamente era troppo vicino alla struttura. Ci ha aiutato queste USS di ossidi proprio ai lati di questo enorme buco, il che ha fatto presupporre che molto probabilmente in questo buco fosse allocato il ceppo per l'incudine. Ora qui l'ho fatto più grande, ma ora vedete meglio. Abbiamo una foto del periodo perché sembra la stessa, oltretutto anche l'allineamento dato da Agricola è lo stesso, cioè ha lo stesso orientamento, la stessa struttura, sembrerebbe essere una foggia appunto rialzata. Il problema è stato quello di cercare di ricostruire, dato che abbiamo dei buchi dietro la struttura e dato che è all'interno di un edificio e quindi non ci possiamo confondere con coperture, buchi per le coperture o altri elementi, cioè qui c'è lo stretto indispensabile perché tutto è organizzato. Così ho iniziato a fare una ricerca sulla varia iconografia, ho visto un centinaio per adesso di rappresentazioni del periodo. Questa è una delle più interessanti, vedete bene che qua ci sono tre pali e una struttura sopra con un bilanciere per azionare il doppio mantice, perché poi fondamentalmente quello che è più importante è la continua insufflazione d'aria. Cioè un mantice singolo ha un momento in cui io non metto ossigeno e questo nel processo è molto, molto impegnativo perché riduce la temperatura. Una continua insufflazione di ossigeno permette di arrivare a temperature più alte. Anche se più tarda, questa serigrafia ci dà un importante... c'è la cesta con il carbone. Abbiamo trovato anche dei blocchi di carbone, che devono essere analizzati, molto grandi, forse appunto il carbone che è ancora da utilizzare. Ma la cosa interessante, che mi sa che qui non l'ho segnata, sono questi elementi sopra al mantice, che all'inizio io pensavo fossero la cassetta di apertura e chiusura, la valvola praticamente del mantice. In realtà molto probabilmente sono dei panetti o di ferro o di piombo per bilanciare, in modo tale che quando io tiro questa leva qui, automaticamente il bilanciamento tra i due mantici mi fa fare uno sforzo minimo e quindi io riesco a per ore a dare ossigeno senza stancarmi, perché poi è appunto un gioco di leve. Ecco, questa è la ricostruzione sulla base dei fori che abbiamo trovato e anche degli alloggiamenti sul muro, perché molto probabilmente l'alloggiamento più basso serviva per reggere l'appoggio dei mantici. Poi appunto, non vi spiego più attentamente come funziona, comunque il sistema funzionava con una croce che faceva questo lavoro qua ed un braccio attaccato alla croce che inclinava alternativamente i mantici. Cosa abbiamo trovato in questa bottega? Abbiamo trovato un sacco di coltelli, alcuni a codolo ancora con il legno e altri rivettati con rivetti in bronzo, in manicature in pietra e cote. Diciamo che il passo per ipotizzare che questa fosse la bottega di un coltellarius è breve. C'era anche uno spadario, sempre nella zona. Sempre dal giuramento del 1228 abbiamo ben quattro coltellai che agiscono sotto la cappella di San Cosma e Damiano ed un fabbricatore di spade. Dall'altra parte, di fronte appunto alla forgia, purtroppo non abbiamo potuto approfondire lo scavo perché lo strato medievale finiva esattamente sulla quota di cantiere e ci è stato vietato di andare sotto. È stato rinvenuto un grandissimo strato di ossidi e un grandissimo strato di carbone, come di solito si trova sempre, e una struttura fatta così. Io ho fatto solo la parte bassa. L'innesto della trave, oltretutto, era zeppato con un chiodo di 20 cm, quindi doveva essere una struttura molto resistente. Ci sto ancora studiando sopra, ma una delle ipotesi è probabile che qui ci fosse la ruota di mola. Ecco perché tutti gli ossidi formano un conoide. Probabilmente girava, potremmo anche sapere il verso con cui girava.
era infisso sul muro, anche perché appunto la mola doveva essere anche di una certa dimensione e quindi chiaramente la struttura doveva essere molto solida. Dall'altra parte della bottega, nell'altro vano della casa torre, e qui vi faccio vedere solo questa e non ho la più pallida idea di cosa sia perché ancora non si è analizzata la situazione, si vede questa situazione dove c'è questa tuyère, che oltretutto è scavata dentro la malta, sotto il forno, e in questo punto qui, che vedete che ha una forma stranamente trapezoidale, qui e qui c'erano due chiodi. Ma c'è un enorme basamento, anche qui, che è molto staccato dal muro, che non sappiamo assolutamente cosa sia. È tutto ancora da studiare. Oh, cos'è successo? Si è spento. Tragedia. Perché ora ci mette 3 ore. Allora, vi anticipo già qualche cosa, perché così andiamo un po' avanti. Anche se ora appunto finiva la parte... cioè quella era l'ultima immagine della... per quanto riguarda la lavorazione del ferro, perché siamo arrivati praticamente al prodotto finito. Per quanto riguarda il bronzo, chiaramente gli indicatori tipo scorie non ne sono state trovate, perché il bronzo, a meno che non si faccia la riduzione del rame, non lascia praticamente traccia. Le uniche scorie che si formano sono il carbone che finisce all'interno del crogiolo e che poi viene spatolato via dalla superficie incandescente del crogiolo, anche perché veniva affogato dentro al carbone il crogiolo. Quindi l'unica traccia, e questo vale per tutte le leghe, di appunto fusione è il crogiolo. Cioè, se voi trovate un crogiolo c'è sicuramente fusione, se non lo trovate è molto azzardato affermare che lì ci sia un'area di fusione. Voglio anticiparvi una cosa, il bronzo non viene solo fuso, viene anche forgiato. La forgiatura in realtà è un processo che si usa solo per alcuni tipi di elementi, però in realtà è forgiabile anche il bronzo, e questo spiegherebbe il perché nella bottega dei fonditori ci fosse la forgia. Sì, serviva per appunto forgiare anche la bluma, ma molto probabilmente serviva anche per tutte quelle attività che dipendono appunto dalla forgiatura del bronzo. La difficoltà è che praticamente quando si forgia il bronzo, a differenza del ferro, il bronzo cambia la struttura cristallina. Quindi per evitare che si spezzi o si squami, bisogna riscaldarlo. Una volta che il bronzo viene riscaldato, ritorna alla forma cristallina normale e lo si può ribattere. E così vi anticipo anche un secondo la laminazione. Abbiamo trovato tantissime lamine in questo scavo qui. Il problema più grosso è che non esiste una fonte antica che parli della laminazione antica, cioè come facevano delle lamine di 0,1 mm, come le abbiamo trovate qui. Qui faccio riferimento ad un bellissimo studio fatto appunto da archeologi sperimentali di Torino, che hanno pubblicato su tecnologia la laminazione del bronzo nel bronzo medio. Per quanto riguarda appunto le lavorazioni del bronzo c'è pochissimo dal punto di vista bibliografico, quindi bisogna cercare di guardare qualunque tipo di esperienza e scoperta, perché credo che questo sia il primo atelier di fonditura del bronzo in Italia. Ne hanno trovate uno a Londra e uno a Parigi, ma mi sembra che non ci sia così strutturato un confronto. Però per la laminazione non si sa nulla. Loro hanno... analizzando delle coppe e degli elmi, hanno scoperto che praticamente la laminazione avveniva così. Una volta appunto riscaldato il metallo fuso, veniva versato su una superficie piana e si otteneva così un primo panetto tondo di un certo spessore. Una volta ottenuto questo panetto si iniziava a batterlo. Hanno calcolato che per ottenere una lamina di 1 mm di spessore bisogna fare più di 150 ricotture e battiture. La battitura avveniva in maniera radiale, cioè si seguivano i raggi con un martello a punta. Una volta appunto fatto questa struttura qui veniva invece fatto a cerchi concentrici. In questo modo qui il metallo si espande, poi veniva martellato, appiattito, riscaldato e si continuava con questa operazione finché non si otteneva lo spessore desiderato, ma lui proprio non ne vuol sapere. E la cosa appunto che complica è che qui abbiamo anche lamine di 0,1 mm, 0,2 mm, abbiamo ogni decimo di millimetro abbiamo
una tipologia di lamina, ne sono state trovate 10 che vanno dallo 0,1 a 1 mm. Ma non ne abbiamo trovata una, ne abbiamo trovate tantissime, quindi possiamo affermare che loro praticamente laminavano e si creavano delle lamine dello spessore desiderato. Un esempio è per i bottoni, le lamine sono tutte di 0,3 mm, quindi vuol dire che loro avevano bisogno di una lamina di quel genere lì. Una cosa un po' curiosa, appunto, oltre a questa tecnica qui, un amico che ripara organi antichi mi diceva che una ditta che non sono ancora riuscito a rintracciare faceva le canne in rame degli organi utilizzando il piano inclinato. Questo è quello che mi è stato riferito, una cosa stranissima però molto interessante. Praticamente un piano di pietra che era fissato su un perno, quindi rotante, a seconda dell'inclinazione colando il metallo sul piano si otteneva uno spessore differente. Però qui siamo tutti nel campo della speculazione, non ci sono prove di tutto ciò, finché non trovo appunto la persona anziana, sempre che non sia morta, che eseguiva questo lavoro e che mi spieghi un pochettino da dove deriva, non si può sapere niente. Però la cosa interessante è che la laminazione, la battitura, perché dopo chiaramente la lamina veniva battuta fino ad ottenerla giusta, il giusto spessore, veniva eseguito sempre in questa ditta, anche dalla notte dei tempi, da donne e bambini. Quindi è un'altra cosa interessante, perché ci volevano mani adeguate e martelli adeguati, cioè non ci voleva forza, ci voleva costanza. Quindi indicatori del bronzo non abbiamo trovato né panetti di bronzo, non abbiamo trovato rame, non abbiamo trovato forse stagno, cioè un metallo che potrebbe essere stagno o piombo, ma va fatta chiaramente l'analisi, ancora non c'è stato modo di farle. Quindi indicatori nulla, tanti crogioli e frammenti di forno, chiaramente, che però potevano essere anche quelli di riduzione. È una cosa particolare che all'inizio non si capiva cos'erano, si pensavano tessere all'inizio proprio dello scavo, delle pedine da gioco. In realtà in questa bottega usavano un sistema di stampi in ceramica. Perché strano? Perché in realtà lo stampo bivalve si ha anche lì dall'epoca romana, proviamo, dall'epoca romana all'epoca addirittura anche preromana, si utilizzavano gli stampi in ceramica. Questi sono particolari perché sono stampi multivalve per fusione a grappolo, parolone difficilissimo, per spiegarvi che praticamente questi stampi qui con una sola colata potevano fare dalle 140 alle 103 fibbie contemporaneamente. Come era fatto questo stampo, e dopo lo vedremo, era praticamente, io utilizzo appunto questa similitudine con il pan bauletto della Mulino Bianco, le fette. Voi prendete le fette, sono una accanto all'altra, oh là là, il... Ha avuto paura perché... Sì, si è spaventato del Mac e ha detto no, c'è un po' di orgoglio. E su queste fette vi erano incisi i due negativi che venivano affiancati, fetta, venivano creati appunto delle lastre, praticamente delle colate a lastra, degli elementi che si voleva fare. Di questo stampo qui esiste per ora un solo confronto ed è a Londra. Sono gli scavi, appunto, sono il gag, cioè sono scavi che hanno fatto lungo il Tamigi negli anni 80-90, e dove hanno trovato discariche di officine che, guarda caso, utilizzavano stampi identici con fibbie praticamente uguali. Una cosa molto strana. La datazione di questi scarti è tra il 1150 e il 1450, quindi noi ci rientriamo pienamente dentro. Quindi abbiamo solo questo confronto, fibbie simili, anche qua fibbie, cioè... Poi vedremo che con questo sistema di stampi non faranno solo fibbie. Comunque la cosa interessante è questo asse Londra-Pisa, che ritroveremo in tantissime altre cose. Un asse abbastanza strano, ma presenza di pisani a Londra esiste. La cosa curiosa è che per esempio altri fonditori utilizzano altre tecniche. È curioso trovare la stessa tecnica così tanto distante, ma proprio identica. E quando adesso la vedremo, vedete che è una cosa complicatissima.
Cioè, sembra una sciocchezza, invece richiede una perizia e una conoscenza molto specializzata, quindi è strano questa apertura così ampia di stessa tecnologia. Basta pensare che il fabbro della forgia appunto rialzata e i fabbri che lavorano invece nelle botteghe dei fonditori utilizzano due tecnologie di mantice completamente diverse. Una classica, no, questo lo fa sempre, gli diamo anche l'autorizzazione. E quindi già c'è anche questa stranezza qui, appunto, di ritrovare stesse tecniche a questa grande distanza. Allora, quindi sono stati rinvenuti tantissimi crogioli, vedremo dopo le tipologie e quanto contenevano. Con i crogioli abbiamo avuto la fortuna, purtroppo la stanza è stata aperta in 3 saggi differenti, con un grossissimo problema di movimentazione terra. No, non è possibile. Però sta continuando. Cosa stavo dicendo? Appunto, abbiamo trovato il forno di diffusione, vi facevo vedere prima un po' come era rimasta la situazione. Come è fatto un forno di diffusione ce lo descrive molto bene Teofilo. I nostri forni di diffusione per il bronzo sono precisamente, comprese le misure, uguali a quelli di, Teofilo. Cioè, stessa misurazione, stessa forma, stesso sistema di costruzione. L'unica differenza sta nel fatto che la barriera che protegge il mantice appunto dal calore con Teofilo è fatto in argilla pressata tra 2 setti di legno, mentre invece alcuni di questi forni qui avevano la protezione fatta in muratura. Probabilmente forse il sistema delle tuyère era simile alla forgia che abbiamo visto, quindi il blocchetto di argilla smontabile nel momento in cui si frattura la tuyère, che poi veniva sostituito, e quindi così si riesce a far funzionare anche mattone con mantice, perché comunque non ci deve essere, soprattutto nei forni di fusione che raggiungono temperature che superano i 1100 gradi, non ci deve essere perdita di calore, e chiaramente un buco dove appunto il mantice entra, il becco del mantice entra in maniera lassa, provoca una dispersione incredibile, oltre che tutto l'ossigeno non entra direttamente dentro il forno, ma ne riuscirebbe. Sto cercando di temporeggiare un po' perché... tuyère, poi tanto vi farò vedere tutto velocemente. Abbiamo detto una sola tuyère. Una sola tuyère, ma non troviamo la classica tuyère in ceramica. Cioè, com'è che veniva fatto? Veniva fatto un foro all'interno del forno, nel quale veniva alloggiato un cilindro di ceramica all'interno del quale veniva inserito il becco del mantice. Ovviamente, appunto, questa tuyère, che è il cilindro, serviva per proteggere il mantice dall'eccessivo calore che poteva anche sciogliersi, se era fatto in bronzo, per dire. Qui non abbiamo trovato nemmeno una tuyère. Zero. Abbiamo trovato il foro d'ingresso del becco del mantice, ma non abbiamo trovato tuyère. E questo risulta un pochettino imbarazzante. Ciò che ci aiuta ad uscire un po' da questa situazione di imbarazzo è il fatto di aver notato che stranamente il foro della tuyère è leggermente incurvato. Nello scavo, e noi pensavamo fossero solo residui dei conciatori, abbiamo trovato una quantità inverosimile di corna. Ma una quantità incredibile, ne abbiamo riempite cassette e cassette. Ultima cosa, abbiamo trovato una buca di 1 metro di diametro, profonda 50 centimetri, completamente ripiena di corna caprovine, molte delle quali avevano la punta tagliata, erano tagliate alla base e tagliate in punta. Si è visto che effettivamente l'incurvatura del buco della tuyère sembrerebbe coincidere, dato che è leggermente ovalizzato, con le corna. Cos'è che ci è venuto in mente? Il corno è molto resistente alla temperatura, ovviamente dopo tante culture si sbriciola, ma non brucia e non si distrugge. Quindi cos'è che fanno? Prendono un corno, ne tagliano la punta e la base, quindi abbiamo il corno chetina e il corno osseo. Inseriamo il corno osseo all'interno del buco della tuyère,
automaticamente il corno chetina ha la stessa forma del corno osseo, quindi possiamo usare come cappuccio del mantice il corno. Ecco perché non troviamo Soulière. Queste corna qui, nel forno che avete visto strutturato con doppia ala e piano, sotto, nel vano sotto il ripiano, abbiamo trovato una quantità incredibile di queste corna tagliate. Anche i doppi fori della doppia Soulière erano anche quelli leggermente curvati, cosa curiosa, probabilmente quella Soulière non fu mai usata perché aveva ancora all'interno un osso. Come... Niente di più facile che andare dall'altra parte della strada, andare dai conciatori, mi dai le teste degli animali. Perché mi dai le teste degli animali? Perché le pelli arrivavano con gli arti e la testa, scarnificati completamente, ma insieme alle pelli c'erano arti e testa. Quindi molto probabilmente i fabbri avevano comunque un rapporto con i conciatori che gli offrivano diverse cose. Secondo me anche le ossa che servono poi per fare i crogioli e per la tempra, e anche poi per usarle come fondente e altre cose che si usano durante il processo. Quindi iniziamo già a vedere questo piccolo rapporto con appunto i conciatori. Però ritorniamo di nuovo al singolo buco, per ottenere la riduzione del ferro, ma ancora maggiormente per ottenere la fusione del bronzo, servono alte temperature. Quindi il combustibile è carbone vegetale. Vi posso dire anche che tipo di carbone e con cosa lo iniziavano, perché sul fondo del forno abbiamo trovato delle castagne, il che ci fa pensare che avessero buttato ricci di castagna per dare la prima botta di calore per l'accensione del forno. Poi il castagno forse è uno dei combustibili migliori dal punto di vista delle lavorazioni, quindi molto probabilmente utilizzavano castagno. Abbiamo trovato anche l'acciarino, e usavano un acciarino fatto in selce, era una piccola selce che usavano per ottenere la scintilla, probabilmente con qualcosa di ferro che non gli mancava. È difficile, senza immagini. Tanto mentre lavoro qui, non so se più avanti l'avresti già detto e tutto, però la considerazione è questa: chi materialmente lavorava al forno, alla forgia, quindi il fabbro, e chi invece faceva il vetro, probabilmente non sarà stata la stessa persona. No, assolutamente. Se intendevi un fabbro, il proprietario della bottega, che era lo stesso. Ecco, qui l'avrei detto dopo, c'è un'altra, e questo vabbè, diciamo che anticipo anche qualche conclusione su quello che magari si è detto. Una peculiarità di questo scavo, secondo me, è quella che questo è uno scavo urbano di una città che comunque ha un affaccio internazionale sul mercato. A differenza di tutte le altre zone di lavorazione che sono state trovate, questa è una bottega strutturata, organizzata per essere duratura nel tempo e soprattutto è alla cima di tutto. Di tutta la ramificazione economica e distributiva dei materiali. Cioè, se noi prendiamo San Silvestro, noi abbiamo le lavorazioni del ferro lì, però San Silvestro comunque è periferico rispetto a quello che è l'organizzazione di una città. Cioè, sono tutti insediamenti importantissimi che però sono ad uso soprattutto per l'estrazione e nel caso una prima lavorazione. Queste botteghe qui chiaramente l'estrazione non ce l'hanno, ma hanno una struttura molto più complessa e organizzata rispetto a dei centri periferici, che possono anche permettersi apprestamenti che possono essere montati e smontati in diversi posti dell'area e che non hanno la necessità di un impianto stabile. In città io non posso prendere il fabbro, non si può spostare di tre isolati, cioè è difficile, perché comunque ci sono altre attività. Quindi qui abbiamo un'organizzazione già solo di tutta la bottega che è molto diversa. È più complessa e prevede la presenza anche di diversi tipi di artigiano. Ci sarà sicuramente l'artigiano, il menafollis, che spinge sul mantice, ci sarà l'artigiano che forgia il coltello o crea un vaso, ma c'è anche
l'artigiano che è quasi un orafo, perché poi abbiamo delle lavorazioni così fini e così particolari che è un mastro artigiano. La bottega è enorme, abbiamo visto che però ai piani superiori ci sta un personaggio molto ricco, potrebbe essere lo stesso fabbro, potrebbe anche non esserlo. L'idea... Sì, sì, certo. La devi sputare prima o no? La prende via? No, vai, basta non farla funzionare. Quindi l'idea che ci siamo fatti, anche guardando in parallelo come lavoravano i vetrai, quindi intanto il fabbro che lavora i metalli e il fabbro che lavora i metalli, e molto probabilmente quello che lavora il ferro è unicamente destinato al ferro. Il vetraio è unicamente destinato al vetro. L'unica cosa che unisce vetrai e fabbri è che i vetrai fanno un vetro molto particolare, che è un vetro rosso a base rameosa, il che fa supporre che il rame lo prendessero dai fabbri della bottega. Quindi c'è già questo interscambio. Inoltre l'interscambio è anche dato che molto probabilmente con la forgiatura del ferro producevano anche gli attrezzi per il lavoro e che li producessero non solo per sé, ma probabilmente anche per gli stessi conciatori e vetrai. Ecco. Quindi c'è comunque già un giro probabilmente di economico tra le varie componenti di questo quartiere. L'idea è che ci sia qualcuno invece sopra a tutto, perché come vedremo la produzione di queste botteghe è massificata. Producono una quantità di materiale sia... Tanto va benissimo. Guarda, il ferro è lì, devi andare dal bronzo. Quella dopo era il bronzo. Le leghe di rame, 60. Adesso poi viaggio, tanto ne ho già detto un po'. Vai. Va bene, sì. Faccio così, non c'è problema. No, va bene, dai, non lo guardo dallo schermo. No, ma basta fare il fermo, lo fa. Allora, prima di tutto vi faccio vedere quella che è la ricostruzione della bottega. Avevamo già visto l'angolo con la forgia. Vedete tutta una serie di altre attrezzature e di apprestamenti nel resto della bottega. Ora vedremo cosa sono sulla base dei ritrovamenti. Abbiamo detto appunto una lega di stagno bronzo più altri elementi tipo zinco volontario o non volontario e piombo. Chiaramente si parte dal lingotto di stagno di rame oppure dal lingotto di bronzo o dal bronzo rottame. Il tutto va a finire nel crogiolo, eccone qui uno intero, scusatemi, ve l'ho fatto scorrere velocemente. Questo è stato rinvenuto integro e lo rivedremo dopo. Dal crogiolo, chiaramente il crogiolo viene inserito nel forno di fusione, arrivati alla cottura di 1070 gradi, il bronzo fonde. Dopo viene fatta la colatura, che può essere appunto per le lamine, oppure colatura in stampi. Dalla colatura, chiaramente qualcosa si perde sempre, cioè il recupero del bronzo e ritorniamo nel riciclo. Questo qui è un altro ritrovamento fortuito, è il fondo di un crogiolo che non è stato mai versato e che si è solidificato. Probabilmente buttato via, qua lo spreco è incredibile, di tutti i materiali, ed è stato ritrovato 336 grammi di bronzo. I crogioli sono di tre forme, ci abbiamo il crogiolo a campana, il crogiolo a botte e il primo invece a pareti verticali. Ad un'attenta osservazione dei crogioli si è notato che ci sono delle tracce lungo le pareti interne. Una traccia che ho chiamato piano di fusione e un'altra traccia che ho chiamato piano di colatura. Cosa significa? Significa che praticamente l'alta temperatura del metallo fuso all'interno del crogiolo ha lasciato le impronte, sia nel momento di colata che nel momento appunto di cottura. I volumi ottenuti dai due solidi sono identici, ma se fatta la prova del 9, prendendo il nostro crogiolo integro, come vi ho detto prima, sulla superficie ci possono essere delle impurità. Le impurità si attaccano ovviamente alla superficie del crogiolo, quindi abbiamo visto riempendolo d'acqua all'altezza della scorificazione, piano di fusione, inclinandolo c'è un altro piano fatto di scorie che è il piano di colatura, quindi tutto torna e siamo a posto. È stato così perciò, è stato possibile calcolare il volume del bronzo cotto dentro i crogioli. Quindi ecco qui la discriminante. Vedete che all'incirca la media è sui 40 decimetri cubi.
poi vedremo cosa significherà. Alcuni hanno il beccuccio, altri no. Altri hanno il fondo appunto arrotondato, tutti hanno il fondo arrotondato, alcuni ce l'hanno piatto sul fondo, altri invece ce l'hanno incurvato come quello che avevamo visto prima. Questo ritrovamento è molto importante perché ci fa vedere che i crogioli, questo è un collasso da cottura, cioè è andato in ipercottura, ha fatto fondere i crogioli su loro stessi, però i crogioli sono attaccati, vuol dire che dentro un forno si cuoceva più di un crogiolo. Allora, non abbiamo trovato purtroppo il forno da crogioli, sarebbe stato chiedere troppo, abbiamo trovato i crogioli non utilizzati nel processo, quindi abbiamo ancora i crogioli non vetrificati. Quello che vi dicevo prima, questa è la descrizione di Teofilo, si inseriscono delle tavole di legno, le tavole di legno vengono colmate con un'argilla particolare che spiega come fare, viene tutto pressato, si fa il buco per la tuyère, anche qua è una cosa interessante, Teofilo parla di un solo foro da tuyère. Viene tolta la tavola, viene scavata una buca e viene tutta ricoperta di argilla e all'interno di sterco di cavallo. Cosa rimane del forno? Quando noi andiamo a scavare dovrebbe rimanere questo, perché se le pareti vengono abbattute, il legno non c'è più, questa è la forma che noi dovremmo trovare. E appunto questa è la forma che abbiamo trovato. Questo è un forno da fusione. Questo è un altro forno da fusione, purtroppo manca l'inserimento della barra, è più vecchio e il più antico, e questo qui non si vede bene, c'era appunto, questo era quello che aveva la protezione del mantice in mattoni. E questo prima della era sul retro dei palazzi, quindi è una delle prime fasi di lavorazione quando vetrai e fabbri lavoravano assieme, quindi utilizzavano le stesse tecniche. Tuyère, questa è la tuyère che vi ho fatto vedere prima, vi ho messo questa perché si vede un riflusso di stampi e altri materiali, tra cui anche il bronzo, quindi una cottura tragica, addirittura tutto è rifluito attraverso la tuyère. Questo era il discorso che vi dicevo prima, è la famosa buca con le corna animali di Caprovine. La bottega, com'era fatta? Qui non si vede, purtroppo, vi faccio vedere il rilievo. Notate che ci sono dei buchi di palo. I nostri due forni, che in realtà hanno un'epoca diversa, questo è il più recente, quello è il più antico. Infatti di quello lì manca un buco, perché è stata fatta un'enorme buca nel XVI secolo che ha asportato tutto. Ho cercato di studiare il più possibile la cosa e sono venuto a scoprire che praticamente erano uniti praticamente a triangolo. Quello che mi ha aiutato tantissimo è, a parte la posizione dei forni e l'identificazione dei buchi di palo, è questo oggettino qui. Questo è un taglio a forma triangolare stranissimo che non capivo cosa potesse servire. Ho cercato di fare una simulazione con AutoCAD, ho preso delle linee parallele e ho scoperto che praticamente questo si provoca con un supporto in legno che viene mosso in maniera radiale. Probabilmente stavano cercando di scalzare il mantice dal forno e quindi hanno scavato con il supporto in legno e hanno lasciato quell'impronta lì. Così possiamo ricostruire il nostro mantice. Questa è la dimensione massima che può avere il nostro mantice. Bello grosso, come giustamente vuole la fusione. Un solo buco? Un mantice a doppia cassa. C'è un bellissimo articolo della Cuccini sull'archeologia medievale del 1990 che mostra un mantice a doppia camera, il Follis duplicatus appunto di cui si parla nell'era metallica, che funziona in questa maniera qui. Quando si schiaccia una cassa e quindi insuffla aria, l'altra cassa si riempie. Alternativamente schiaccio la cassa riempita e si riempie quella di sotto. Questo cos'è che ci dà? Ci dà aria continua. È ancora migliore del mantice doppio, perché il momento praticamente di stacco tra una insufflata e l'altra è quasi nullo e quindi si riesce ad avere una grandissima potenza d'ossigeno che serve per alzare la temperatura. Quindi possiamo affermare che possiamo retrodatare il mantice, questo tipo di mantice che era considerato post-medievale, già agli inizi del XIII secolo. Molto probabilmente veniva usato anche nel forno di riduzione. Ecco perché ci va abbastanza bene, ci calza a pennello il forno di Aitale, sia perché appunto ha lo scarico delle scorie, sia perché va bene anche un solo singolo foro di mantice. Questa è la ricostruzione appunto sulla base di quello che avete visto, il forno era fatto così, non ho messo la copertura, in realtà molto probabilmente c'erano delle lastre di scisto che venivano messe al di sopra del forno per mantenere ancora di più la temperatura alta, perché lasciarla aperto non avrebbe senso.
L'inserimento di questo piccolo crogiolino sotto è fondamentale perché nel forno più vecchio l'abbiamo trovato ancora in miglior stato di conservazione. Veniva scavata una buca che, caso strano, ha le dimensioni di un crogiolo. Tutto attorno c'era del bronzo. Lo usavano per recuperare il bronzo della colatura, anche perché appunto qualcosa usciva sempre, finiva dentro il crogiolo e poi veniva reinserito dentro il forno. Cercavano di non buttar via niente, ma in realtà non è vero. Colatura e stampo. Gli stampi li conosciamo soprattutto in pietra. Questo è uno stampo in pietra che viene dalla zona delle botteghe di forgiatura dei coltelli, dal coltellinaio. Stranamente era lì. Serve per fare un profilato a sezione triangolare. In realtà questo qui molto probabilmente non c'entra niente con le nostre attività. Serviva per fare la matrice, poi vi spiegherò meglio le cose, perché quello che noi troviamo più frequentemente sono questi oggettini bruttissimi e piccolissimi, di difficile riconoscimento sul terreno, che in realtà sono le fette del nostro pan bauletto, e ora vedremo come. Quindi abbiamo frammenti di stampo non utilizzati nel processo, frammenti di stampo vetrificati, vi spiegherò il perché. Questo però prevede che ci sia anche un forno per farli. La fortuna incredibile è che abbiamo trovato anche il forno, perché trovavamo in continuazione piano forato. Siccome trovavamo anche zampe di gallo, abbiamo detto ci sarà stata una piccola fornace da ceramica. No. Questo stampo che era costruito, questo piano che era costruito su incanicciato, e anche questo bucato con corna caprovine, anche questi sono leggermente piegati, fanno parte di questo oggetto qui, che è un piccolo forno. Qui questo è stato strappato ed è conservato dentro un blocco di cemento e gesso di 1,5 tonnellate. Vi faccio vedere subito la ricostruzione, era fatto così, ci sarà stato un buco per la reazione, comunque c'era un piccolo prefurnio, un piano forato, dentro si cuocevano gli stampi. Era dentro la corte murata, esattamente qui. Io ho messo la copertura, non abbiamo mai trovato i buchi dei pali, quello che non è filologico ve lo dico, però molto probabilmente era coperto. Gli stampi. Questo è il frammento di uno stampo attaccato ad un crogiolo. Questi sono degli elementi, appunto, lunghi. Io pensavo che fossero prodotti semifiniti, invece sono matrici per creare, appunto, l'impronta sulle fette. Questo è ciò che rimane della colatura attraverso i vari buchi, e ora vi faccio vedere la ricostruzione che è più chiara. Questo era come era fatto il nostro stampo. Le fettine venivano tutte unite, venivano incamiciate d'argilla, e dal condotto superiore veniva fatta la colata. Si spaccava, tanto era di ceramica, oppure si immergeva molto probabilmente nell'acqua per rendere più lucido il metallo, teofilo, e si otteneva quell'oggetto lì. Questo oggetto veniva ritagliato, rifinito. Quelle erano fibbie d'anello, fatte su appunto uno stampo reale. Queste sono altri tipi di fibbie che io ho chiamato fibbie a barre. La ricostruzione della fetta, in quel caso lì erano 20 fibbie per ogni fetta, qui sono 9 fibbie per ogni fetta. Questa è la ricostruzione della fetta, questo è l'assemblaggio, l'incamiciatura e scoperta delle scoperte. All'esterno della camicia ci imprimevano la forma della fibbia. Perché? Questo ci fa supporre che venivano impilate su scaffali, perché se me lo facevo solo per quel momento lì non ne avevo bisogno, sapevo cosa c'era dentro. Loro si facevano tanti stampi, con tante tipologie differenti, e quando gli serviva andavano sullo scaffale e lo prendevano. Cosa importante, alcune di quelle impronte sono seriali. Quindi vuol dire che era la matrice con cui facevano l'impronta tra una fetta e l'altra che poi applicavano sull'esterno. Quindi avevano degli strumenti per farsi i negativi, che conservavano solo per quello, e poi il resto veniva lavorato. Questo appunto è come si vede dentro, e questo è il grappolo. Ecco perché fusione a grappolo, a valve multiple. Questa è una matrice per creare condotti di colatura. Non solo ce lo dice quella piccola presa, perché di solito c'è un cubetto di bronzo grande come il canale, ma abbiamo trovato fibbie che non collimano con tutti i condotti. Magari noi usavano solo quelli esterni e quelli interni no. Questo ci fa supporre che c'era uno stampo per fare l'inizio dei condotti di fusione e un altro stampo, come quelli a 8 che avete visto prima, che servivano per fare la fusione a grappolo. Non facevano solo fibbie, vi ho fatto vedere fibbie, facevano anche elementi decorativi per la cintura. Questo stampo qui appunto è un esempio. Questo è il semilavorato, vedete che ci sono ancora i condotti. Questo è il finito trovato sempre lì. E beh, questa è la ricostruzione, anzi credo che sia un originale francese del periodo, vedete come venivano montati. Stranamente facevano anche laminazione, questo è lo stampo e questo è il positivo. Particolarità che ha messo in crisi, non ci sono sfiati per l'aria.
È venuto in aiuto un odontotecnico che mi ha detto che fino a 20 anni fa loro facevano stampi in ceramica e per togliere l'aria prendevano lo stampo, lo capovolgevano, lo riscaldavano finché non diventava rosa. Una volta ottenuto questo, facevano la colatura, lo mettevano in una correggia di cuoio e con un'azione centrifuga toglievano l'aria. Questo prevede anche una lega molto particolare. Quindi c'era anche chi centrifugava. Le persone per questo processo sono minimo 3. Credo 4 siano la migliore. Comunque, con questa centrifugazione che oggi si fa con questa macchina, perché si fa ancora oggi, si eliminava l'aria. Questi sono tutti gli oggetti di rame, ve li salto velocemente. Le fibbie ve le faccio vedere in maniera molto veloce. Fibbie circolari, diverse tipologie. Poi davanti, fibbie da scarpa, piccoline, fibbie quadrate. Ce n'è di tutti i generi, ancora con pezzi di stampi attaccato, a pomello, a barra, arco decorato, doppie fibbie. Doppie fibbie escluderei che siano fatte qui, però non è detto, perché molte sono appunto laminate in oro, quella invece in argento. Non ho trovato niente che mi dia l'idea che si lavorasse l'oro, però mai dire mai, però io escluderei la cosa. E iniziano dalla fine del XIV, altre fibbie particolari. Gli ardiglioni. Si presentano tutti aperti, venivano realizzati con una barretta di metallo poi appunto forgiata oppure con un filamento che poi vedremo che veniva appiattito a martellatura, veniva piegato appunto questa parte qui e la fibbia veniva venduta con l'ardiglione aperto e la fibbia in modo tale che andasse ai conciatori dall'altra parte che con una martellata chiudevano sulla cintura il tutto. Borchi decorazioni a iosa. Prodotto grezzo, taglio e selezione, scarti e finitura. Vado un po' veloce. Cosa abbiamo trovato di questa fase qui? Abbiamo trovato il basamento del bancone ligneo, perché sì è tutta sabbia, ma dove c'era il bancone, quindi martellavo, lavoravo e tutto, avevano messo rettangolo di mattoni che serviva per reggere un scaffale ligneo. Lo sappiamo perché? Perché questa cosa qui che voi non vedete bene enorme, un colore strano con sotto i mattoni, è tutta limatura di bronzo. Cioè, sembrava una piastra, in realtà poi togliendola ci siamo accorti che dentro c'erano degli anellini. Era la limatura che veniva pulita buttandola giù. Infatti in questa zona qui la limatura saliva seguendo un ipotetico ostacolo che probabilmente era in legno e che poi è deperito. Ah no, stavo schiacciando la barra sbagliata. Ecco, questa era la matrice appunto di quelle lì. Materiali, cosa si è trovato? Materiale allo stato grezzo, materiali semilavorati, questo è un ardiglione ancora da chiudere, fibbie finite, qua ci sono ancora i segni della limatura, e appunto gli scarti, ritagli, lamine, vedete? E la limatura che qui si vede un po' meglio, vedete che ci sono gli anellini dentro? Ovviamente abbiamo trovato anche gli strumenti. Questa è una pinza in bronzo nello strato del 1406 di distruzione, vedete che è stata piegata su qualche cosa, su un bastone, su qualcosa. Buttata via, neanche recuperata. Fiorentini. Questo è interessante. È stata trovata tantissima pomice. Sono stati trovati sia blocchi enormi, sia questi qui che hanno anche una forma ergonomica. Era l'antica carta vetro. Usavano la pietra pomice come carta vetro. Se la trovate, potrebbe essere indice di lavorazione di metalli o comunque qualcosa per scartavetrare. Abbiamo trovato anche quelli dei conciatori che servivano per togliere i peli alle pelli, però sono fatti con pietra lavica. Questa ve la volevo far vedere perché sono le lamine, vedete, non sono, cioè qua me l'ho messo in percentuale, se uso le percentuali vuol dire che sono superiori ai 100 elementi, chiaramente perché non tutti lo fanno. Vedete che lo spessore delle lamine è costante di un decimo di millimetro a un decimo di millimetro, vanno dallo 0,1 a un millimetro. Pensate che lavoro ci deve essere dietro, se per ottenere una lamina di un millimetro ci vogliono 160 ricotture e martellature. La percentuale più alta, incredibile a dirsi, sono lo 0,2 mm. Si sta parlando di centinaia di elementi. Le abbiamo trovate in tutti i modi, decorate, non decorate, pezzi di pettine, attacchi per le fibbie, ce n'è di tutti i colori. Queste sono alcune decorazioni che venivano eseguite con probabilmente martellando con uno strumento a punta o semilunata o, punta, o appunto a punta. Quindi ci sono anche decorate. Il tenax, quello che vi dicevo, la pece, no, non ve l'ho detto, ve lo dico io, è stato, allora,
Teofilo parla di una tecnica speciale dove si utilizza la pece. Pece che noi abbiamo trovato attaccato a questi contenitori, che sono delle olle forgiate a mano. Le sta studiando la dottoressa Beatrice Fatighenti nella sua tesi, e ha scoperto che praticamente vengono delle colline metallifere. Il contenuto era resina di pino rosso, che era comunemente chiamata nel Medioevo pece, e serviva non solo dall'altra parte dell'Arno agli arsenali per le navi, ma serviva ai fabbri, perché con la pece si fanno tutte le opere a sbalzo, sia su forme chiuse sia su forme aperte. Un orafo di Pisa utilizzava questa tecnica fino a 30 anni fa, proprio con la pece. Ora è passato al cartone pressato, ma perché è meno costoso. Bottoni. Questa era anche una fabbrica di bottoni sferici, a calotte sferiche, quindi dentro è vuoto. La lamina tutta, e tutte le lamine sono tutte di 0,3 mm. Probabilmente era il punto giusto per piegarlo. Ne abbiamo 6 tipologie. Anche queste, guardate bene, 6,6, 7,6. Scartano tutte di un millimetro una dall'altra. Avevano il sistema decimale? O è un caso? Non lo so, però, e sono misure molto precise. Lasciamo perdere tutto il resto. I bottoni venivano ritagliati praticamente da dei tondelli, presi dalle lamine. Qua abbiamo trovato i ritagli dei tondelli. Qui abbiamo calcolato anche i diametri dei tondelli. Qua abbiamo trovato il tondello, proprio, con ancora da finire di tagliare. La grandezza dello strumento con cui è stato tagliato lo si ricava dagli stacchi. Sono state fatte delle formule allucinanti che vi salto per ricondurre la lamina tondello alla lamina sagomata semisfera. Comunque io ho fatto tanto lavoro per poi scoprire che esistono queste cose qui che si chiamano bottoniere, esistono ancora. Queste cose qui sono degli stozzi, il tondello viene messo là sopra, una martellata sullo stozzo ed ecco che abbiamo prodotto la nostra. Però è interessante perché torna tutto e funziona bene. Possiamo retrodatare anche i bottoni che si conoscevano solo in ambito extra italiano già all'inizio del XIII secolo. Vediamo che la massima esplosione del bottone avviene nel primo quarto del XIII secolo con quasi tutte le tipologie. Questa è una cosa interessante perché da altre parti non si trovano. Sono prodotti comunque di lusso, perché prima ti devi produrre la lamina di quello spessore e poi comunque c'è tutta una lavorazione anche di saldatura molto complessa. Esistono dei marker che ho trovato per poter riconoscere il bottone fatto dal Gentili. Uno è il diametro, perché avendo la bottoniera i diametri sono fissi ed effettivamente quel tipo di diametro su tutti i bottoni che ho visto ricorre solo alcune volte. Secondo, l'attacco del gambo è saldato in una maniera particolare alla calotta e quindi questo si vede solo in un certo tipo di bottoni. Suppongo che siano tutti del Gentili. Questa è la distribuzione. Come vedete, in Inghilterra di nuovo li ritroviamo. In Toscana, per adesso, ho già trovato questi siti qui, che sono parecchi, ne abbiamo anche nel senese. Filamenti. Si trovavano tanti fili. Vedete lì, ci sono dei segni di tenaglia, poi ci sono dei segni orizzontali. L'oggetto utilizzato è questo, che si chiama trafila. Si facevano passare dei fili forzatamente attraverso dei diametri sempre più ridotti. Ogni volta che si cambiava diametro bisognava ricuocerlo, e poi si ingrassava appunto la trafila. I diametri vanno dallo 0,2 mm fino ai 2,8 mm. Quindi ci possiamo ricostruire anche tutti i buchi della trafila. Questo qui che vedete, microscopico, è fatto con martellate, però non è trafilato perché è troppo leggero. La produzione è abbastanza costante e chiaramente poi quelli dopo la fine del XIV sono tutti residuali, si vede il crollo verso la guerra fiorentina. Spilli, chiaramente si utilizzavano i filamenti, qua vi faccio vedere come sono fatte le teste, venivano avvolte oppure decorate con martellatura, si ottenevano sempre dai fili. Oggetto strano e singolare è questo candelabro in bronzo, di cui confronti, indovinate un po' dove l'ho trovati, in Inghilterra, e questo è realizzato per fusione e poi rifinito a tornitura. Di tutti quelli che ho visto questo è quello più bello, cioè quello più rifinito. Vendita. Ci sono queste due strutture, un basamento in mattoni e quella cassa lignea sepolta. Praticamente lo statuto dei fabbri, cioè lo statuto dei comuni, dai brevi del comune di Pisa, il comune vietava ai fabbri di vendere per strada. Questi sono stati molto intelligenti e quindi in un'apertura che dava sulla strada hanno messo un bancone
aprivano il bancone, vendevano direttamente dentro la bottega, quindi non erano sulla strada, e risolvevano il problema. La cassa dietro, abbiamo trovato anche chiodi della copertura, probabilmente serviva come cassa bancone. Dentro ci mettevano forse pacchettini di prodotto finito che poi rivendevano direttamente da lì, e sopra ci potevano lavorare quando non vendevano. Tutto quello che veniva prodotto e scartato veniva buttato per le strade. Questa qui è la strada, vedete questi solchi orizzontali, sono tutti tagli, enormi canali di scolo che richiedeva il comune per il deflusso delle acque. Dentro ci abbiamo trovato la bottega. Cioè, se non c'è praticamente strato di vita reale dentro la bottega, tutti gli strati di vita sono tutti qua dentro. Gli strati sono alternati tra vetrai e fabbri, vetrai e fabbri. Questi sono gli stampi, per esempio. Tutti quei cosi che vedete sono tutti stampi. Qua c'è un crogiolo lassù in fondo e qua c'è una di quelle olle da pece. Gli stampi li abbiamo trovati, gli scarti di stampi li abbiamo trovati solo in queste zone qui. Ci chiediamo dove siano finiti tutti gli altri, considerato che abbiamo scavato tutto e abbiamo fatto anche scavi a nord di altri scavi. Non si sa. Qui c'è il forno, ecco. Ci siamo, via. Ho fatto un po'. Allora, sezione. È importante perché quello che vi dicevo è all'esterno, quello lì è il muro esterno sud del palazzo, abbiamo una stratificazione completa di innalzamenti, cioè il piano di campagna si alza, le fasi di lavorazione in realtà sono questa e una sottile striscia qui, cioè è sempre molto pulito. All'interno invece non abbiamo neanche strati di rialzamento, abbiamo quello nero, è la distruzione fiorentina con tutte le scorie di ferro per distruggere le botteghe. I mattoni gialli che vedete là sopra, sopra lo strato di livellamento della palude, quindi proprio è fine 12, inizi 13, lo strato di vita è l'interfaccia, tranne il basamento dell'incudine e il buco della foggia. Per il resto non c'è nulla, se non gli oggetti sulla superficie. Anche nell'altra parte della bottega, dove c'è la cassa interrata e il bancone, in realtà l'unico strato che abbiamo è lo strato d'abbandono, che ci testimonia che alla fine del XIV secolo la parte relativa al bronzo viene abbandonata per andare al ferro, per lavorare solo il ferro. I fabbri producevano fibre, bottoni e rivetti e strumenti in ferro che andavano ai conciatori. Chiaramente, quasi tutti quegli oggetti sono oggetti da cuoio. I conciatori davano ai fabbri ossa, corna e cuoio, perché anche il cuoio serviva per le lavorazioni, e non mi sto a dilungare su questo. I fabbri producevano, avevano anche il rame che davano ai vetrai per fare il colore rosso e davano anche gli strumenti per la bottega. Quindi c'è un ricircolo sempre di economico interno. Il fatto che appunto tutto il quartiere sia stato voluto da alcune famiglie, il fatto che chi abita le parti superiori del palazzo ha tutte e due palazzi giganteschi di proprietà, perché se c'è una connessione vuol dire che era tutto di un'unica persona, di un'unica famiglia, fa pensare che ci sia un sistema integrato che non solo controlli la produzione locale, ma ne controlli anche lo smerciamento, perché poi abbiamo detto il ponte era proprietario, quindi non pagavano la decima quando lo passavano, ed era dei gualandi. I gualandi sono armatori e quindi sono al porto. La strada che porta al porto porta direttamente al nostro cantiere, che porta direttamente dall'altra parte sull'Aurelia. Cioè è un punto, è quasi un porto franco all'interno della città. Pensare che sia tutto un caso mi sembra abbastanza anomalo. Lo spreco di materie. Questo è lo spreco in grammi, quindi vedete è abbastanza ampio in un'area del genere, e lo spreco di materiale che si fa nei vari periodi. La cosa interessante è che, caso strano, lo spreco maggiore avviene poco prima delle guerre più importanti. Guerra Genova-Pisa, guerra Firenze-Pisa, guerra Pisa-Genova le prime. Quella che è anomala è la guerra con Lucca e Firenze, ma Pisa era ridotta malissimo perché aveva avuto tutte le sanzioni dopo la Meloria e quindi qualcosa deve essere cambiato. Se creiamo l'assioma maggior spreco, maggior produzione, perché mi costa di più recuperare materiale che non produrre, e mi sembrerebbe abbastanza sensato, sembrerebbe che poco prima di ogni evento bellico la nostra bottega produca di più. Se poi vediamo, anche lo spreco di ferro avviene giusto giusto in concomitanza delle due guerre più importanti, che poi sono anche le più tragiche. La stessa cosa la vediamo anche nei crogioli, negli scarti degli stampi e nelle tipologie.
le tipologie aumentano poco prima delle battaglie. Le fibbie che, di cui ho trovato i confronti iconografici, ve ne faccio vedere qualcuna, sono su soldati o legati alle armi. L'ipotesi appunto è che comunque anche questa bottega dovesse servire magari anche direttamente al comune. Il fatto di avere brocchette con sigilli della Repubblica, gettoni monetali, indica che comunque ci sia anche un ricircolo molto particolare su un canale privilegiato dei materiali. Una piccola apertura sulla quantificazione: un crogiolo, abbiamo detto 40 decimetri cubi circa, equivale a 1400 fibbie ad anello da 13,5 mm, una cottura, una tuyère, tre crogioli, perché dentro ce ne stanno tre perfettamente, 4200 fibbie. Lo strato US-72, che è un pezzettino di quella strada riempita di scarti, aveva circa 100 tuyère. Quindi possiamo considerare che in un unico momento loro abbiano fatto qualcosa come 420.000 fibbie. No, o 42.000, scusatemi. Però per 100 ho sbagliato io a scrivere, sono 420.000 fibbie. Ho sbagliato io a scriverlo. Questo in una stratigrafia che è lunga la metà del tavolo e larga un terzo. Non abbiamo scavato il resto della strada. Che produzione aveva? Una produzione anomala, enorme. Cioè, così tante fibbie basterebbero a tutta la città di Pisa e avanzerebbero per gli anni. Quindi, dove andava a finire tutto il materiale? Ecco, giusto, andando a trovare Marco Milanese in Sardegna, prendendo i materiali di Geridu, che sto studiando, ho trovato questa fibbia che ha, non so se vedete, queste due dentellature agli apici. Allora sono andato a cercare i diametri e ho trovato lo stampo che gli appartiene e, guarda caso, la sovrapposizione è perfetta e quelle rotture sono i tagli dei condotti di fusione. O c'è qualcun altro che ha una tecnologia simile in zona, ma siccome la Sardegna era frequentata da pisani, il periodo torna, sta perfettamente sullo stampo, molto probabilmente questo viene da questo oggetto qui viene dall'atelier pisano. Altra cosa interessante sarà poi lo studio della, oltre a trovarli chiaramente poi in sepolture, anche ad Alghero, questa è la sepoltura con il grosso pisano, tra le altre cose, e infatti molto probabilmente anche quello è il prodotto locale, quella è una sepoltura Signa a Firenze, sembrerebbero gli stessi elementi, questo fa vedere che c'è una controtendenza, mentre la ceramica pisana non arriva a Firenze, il metallo sì. E lo troviamo anche in tutte le colline metallifere, perché anche a San Silvestro e tutto, dai lavori della Belli, che oltretutto presuppone la realizzazione degli elementi in lega a Pisa, in maniera incredibilmente perfetta, vediamo che c'è una distribuzione a livello proprio regionale, anche in periodi in cui teoricamente i mercanti pisani non sarebbero potuti arrivare nemmeno a Firenze, perché sembra che ci sia una cesura netta, e poi ci siano scambi soprattutto verso Pisa. Invece il metallo sembra girare parecchio. Queste sono le rotte commerciali pisane. La cosa interessante è che si va a vedere i confronti che sono stati trovati, vediamo che si aprono delle nuove rotte, che non sono testimoniate dalla ceramica. Quello che si sta cercando di fare, in un certo senso, è quello di creare dei marker tipologici che ci permettano di vedere un mercato che non necessariamente deve essere associato alla ceramica. E questo penso che possa essere una cosa molto interessante, dato che si riesce a datare molto bene qualsiasi tipo di tipologia. Ultima cosa è l'archeologia sperimentale. Ho messo il forno di Mirandolo, che era molto interessante, perché appunto credo che forse dell'archeologia sperimentale siano più interessanti gli errori che la riuscita, perché se riesce tutto bene non capiamo molte volte qual è il processo. E di Mirandolo è molto interessante appunto il sistema dei mantici, il fatto che non collino le scorie e che non si è riusciti ad arrivare alla temperatura giusta, quindi ci vuole il giusto mantice per il giusto forno. L'altro forno è corretto, ma non ha il mantice giusto di nuovo, però è interessante perché si vede effettivamente il processo dall'A alla Z, e quindi è il futuro dell'archeologia, secondo me, è proprio questa, e su quest'onda stiamo cercando di creare la prima matrice per creare gli stampi, che sono molto complessi, e la cottura, cioè la fusione la dovremo fare in settimana, quindi anche qui pian pianino cercheremo di realizzare l'intera filiera di produzione del bronzo. Scusate se... Cioè... Due considerazioni veloci, poi se ci sono domande se prende tempo. Allora, la prima è invidia feroce nel
nel trovare un contesto del genere. Poi un contesto molto complesso, te ce l'ha spiegato molto bene, ma ad esempio Enrico, che è quello che ha più esperienza di archeologia urbana qua, sa bene le difficoltà di uno scavo del genere, e soprattutto la straordinaria, che non era assolutamente scontata, ricostruzione di tutto il processo produttivo che hai fatto, ma non solo, ma sei andato oltre anche di tutta la circolazione di questi materiali. E questi materiali sembrano sembrano avere. Comunque, io vi ringrazio tantissimo, credo tutti, il lavoro è eccellente, nonostante la difficoltà che ha avuto a un certo punto sul computer, te la sei cavata egregiamente. Domande, considerazioni, approfittiamo ora del Carrera, perché poi sa quando rivedremo. Ci sono dei piccoli accenni sul notiziario della SBAT e dovrebbe uscire ora la seconda parte. Sulla parte. Io scavo, oltre alle scavo sempre del Barbona, nel Gianarco, adesso scavo anche a Creta e ho scavato a Botteghe di Coltellaio di VII secolo, come ho visto. E ci sono diverse cose. Analogie. L'abbiamo scavata con minore accuratezza e con minore, cioè, un contesto molto diverso. E una perplessità ce l'ho sull'uso delle corda con Trier, che mi sembra uno dei passaggi fondamentali della valutazione quantitativa della produzione, se non ricordo male. No, perché no, io ho considerato un altro Trier e una cottura che è il minimo. No, poi certo, però poi hai detto. Ah, sì, perché non ho trovato, però, attenzione, ho anche dei pezzi più grandi che però non superano una certa distanza, okay. Sempre con una sola tuyer. Ora erano opposte, ma abbiamo visto che non è possibile. Oppure una. Era proprio la fine della comunicazione, se tu hai tutto dicevi prima dell'interruzione, le corna di capra usate forse come tuyer, sì. Quindi se il tuo conto delle 100 tuyer era fatto sulle 100. No, no, è stato fatto su buchi trovati. Ah, su buchi trovati. Perché dicevo, le corna di capra se ne trovano molte in Oriente e in associazione con botteghe molto piccole potrebbero essere semplicemente problematici, perché loro sfilano la parte esterna del corno, e che è una parte morbida e che poi invece viene piegata come si fa ora anche con le patate, e la parte dell'altro è uno scarto. Noi ne troviamo moltissime, sia mozzate che non mozzate, e quello potrebbe essere per il resto le analogie sono impressionanti, e considerando che in mezzo sono passati 700 anni e delle culture diverse, forse nemmeno troppo, perché poi Teofilo da Baviera, sì. Insomma, no? Devo dire veramente molto interessante. Alcune cose che tu facevi vedere, che sono questa qui, insomma, sì, noi le troviamo uguali, sostanzialmente uguali, 700 anni prima, solo che non abbiamo, non esiste un trattato di VII secolo che ci permettesse di fare queste cose. Infatti, ho imparato un sacco di cose oggi. Sull'associazione del tutto casuale del cortile accanto a quello del cortilaio c'è un vetraio. Ah, che strano. Che strano, infatti. Non vi ho detto un'altra cosa, che in via Consoli del Mare ho parlato di nuovo con Gattiglia, perché mi sono accorto che i crogioli che lui dava da bronzo non erano da bronzo ma erano da vetro. Quindi via Consoli del Mare c'ha sì qualche crogiolo da bronzo, ma sono vetrai. E siamo di nuovo con questo connubio. Siamo sulle scale di produzione completamente diverse, naturalmente. Sì. Questi producono per l'esportazione, però è curioso comunque. Perché non sia così curioso in realtà. La cosa che tu dicevi alla fine mi sembrava, poi va a cogliere il problema, è che poi c'è uno che ha dei soldi, li ha fatti in qualche modo, e poi ha una serie di attività che stanno legate tra loro. Non è necessario che i vetrai e i fabbri si scambino le cose. Forse lavorano semplicemente con lo stesso valore che abbiamo. Sì, sì, ma questo lo diamo quasi per sicuro. Che è lo stesso che se la vende. Però è interessante perché si passano, cioè si costruiscono anche a vicenda di diverse cose, o si cambiano anche. Sinergia. È molto moderno, ecco. Sta venendo fuori qualcosa che è anomalo, perché sembra molto moderno, anche come massa di produzione che è quasi a scala industriale. Questa roba ha una capacità di penetrazione talmente grande che può essere rivenduta un sacco di volte. È un materiale che gira in maniera diversa rispetto alla ceramica. La ceramica devi caricare una barca e portarla. Questa roba qui ha una penetrazione lustruosa,
la figlia che trovi in Inghilterra magari è passata di mano per 8 mercanti e alla fine viene in Inghilterra, magari ce la portata in tedesco in Oppure era uno di quei tanti mercenari, di quei 3.000 mercenari che lavora, inglesi che lavoravano per i pisani nella metà, per esempio, per dire, mi porto indietro vestiti e quindi ho il bottone e lo ritrovo, per dire, oppure me li porto dietro per rivendere. Comunque insomma, ci sono più domande che risposte. In realtà. Un contesto straordinario, veramente bello, Soddisfatto, sì. Complimenti per il lavoro formidabile che ci è stato fatto anche dietro, oltre alla fortuna di aver trovato un contesto del genere. Poi appunto sono reso conto che ci è stato fatto un gran bel lavoro, molto interessante anche l'analisi matematica e statistica di alcuni vostri sono. No, aspettate, quella lì era solo un'idea, io creerò anche dei canoni infatti maniera più scientifica, era solo una presentazione, ancora il dottorato devo finire, quindi finisco quest'anno, ho ancora un bel po' di roba, anche un po' troppa di roba da finire, ma mi auguro che poi il risultato sarà diverso rispetto alla lezione che avevo tenuto un mese fa in Sardegna. Qui ci sono cose in più per dire, perché comunque è ancora tutto da costruire, ecco, la bottoniera è uno di quegli esempi, l'ho scoperta dopo. Uno va su dei mobili, non l'ha visto, quindi da su, così fa un bottone. Volevo domandare una cosa. Te prima hai fatto vedere un pezzetto di minerale, no? E ha detto, lo statuto dei fabbri pisani, noi sappiamo che i fabbri pisani lavorano stagionalmente, tutto porta non si è lavorato, infatti potrebbe essere almeno prevalentemente così. E hai detto che sono state coltivate tutte coperte, diciamo, da di scorie. A spregio di scorie. E oltre alle strutture produttive, te quindi c'hai anche tante scorie per vedere se può essere più vero o meno vero questa cosa del minerale o del semilavorato. Ti sei fatto un'idea? Cioè hai scorie di forgia, allora, che dicono che avevi dei semilavorati in quella bottega? Ti sei fatto un'idea che invece ci fosse un bel volume di riduzione? Hai scorie di riduzione? Ma 120 metri cubi di scorie sono veramente tanti, considerato che molto probabilmente quelle scorie erano l'ultima montagna che si lasciavano all'interno della corte murata, perché da qualche parte loro dovevano stoccare il surplus, gli scarti, e quello era un po' difficile metterlo dentro i canali di notte di nascosto, un conto è la pulitura della bottega, quindi probabilmente all'interno della corte murata ci sarà stato un'area dove accumulare montagne di scorie. Quando sono arrivati i fiorentini, poi non vi ho detto, ma aumenta il ferro, perché alla fine del XIV secolo il bronzo si usa di meno per fare le fibbie, tanto per incominciare, perché in guerra serve più ferro che bronzo. Quindi molto probabilmente quella era la montagna dell'ultima lavorazione per produrre, che era accumulata lì. I fiorentini sono arrivati, hanno guardato il Monticello e hanno detto è adatto. Quindi quello era già un buon indicatore, e solo quello che noi abbiamo trovato. Molto probabilmente ci sarà un altro punto in città dove andavano a scaricare tutta questa roba qui. Un piccolo aiuto ci può venire dallo scavo che si è fatto alle navi, dove abbiamo trovato stranamente gli stessi crogioli da vetro dentro la colmata della palude che stava sopra le navi, che appunto arriva fino al Medioevo, era associata a Maiorca arcaica. Quindi forse nelle opere di bonifica che timidamente facevano nel Medioevo, perché ci sono, potevano prendere questi materiali e scaricarli, perché sennò mi devono spiegare dove sono finiti tutti gli stampi, perché io oltretutto non vi ho detto, ho un sacco di positivi di cui non ho lo stampo, ma sono sicuro che, perché c'hanno ancora gli attacchi del condotto di diffusione, ho un sacco di stampi dove non ci sono i positivi, quindi suppongo che la varietà, e siamo già a 160 tipologie solo di fibbie, sia maggiore, e da qualche parte dovevano andare a scaricare, non credo lo scaricassero in Arno, per Dio, potrebbero anche farlo, però quindi dove magari ci sono le scorie ci sono anche questi. Per quanto riguarda il volume di riduzione, appunto, già la montagna di scorie ci dice che comunque il semilavorato veniva fatto lì, cioè quelli sono scorie di riduzione. Scorie di riduzione, e abbiamo anche il forno, poi volevo dire, siccome uno è purissimo, e 25 centimetri di ossidi di ferro sopra quel forno. E questo è anche un'altra cosa molto strana di questa ricostruzione, però curiosa, diciamo, insolita. Cioè, quello è una cosa che anche a noi ha lasciato un po'. Tutto di ossidi. Campionato, quindi poi si spera di riuscire a fare le analisi.
Sì, scusatevi per la lunghezza.